prima visita ufficiale del presidente Meloni qui a Torino, però ci sono state contestazioni, un ferito sicuramente. Ah, guardi, se le contestazioni sono dei centri sociali lo considero perfettamente normale, anzi mi ricorda che sono la parte giusta della storia. Se mi contestano quelli che insultano le forze dell'ordine e organizzano il racket delle occupazioni abusive. Sembrano studenti? No, sembrano centri sociali, che è un'altra cosa. Presidente, rilancio sulle riforme. Ha detto stiamo andando avanti sull'autonomia differenziata e quella costituzionale. I tempi che prevedete? Guardi, sulla riforma costituzionale noi siamo fondamentalmente pronti. Penso che dopo la manovra finanziaria, che adesso è la nostra ovviamente priorità, licenzieremo anche il testo sulle riforme, quindi vorremmo procedere spediti su quello che riguarda la riforma costituzionale. Poi chiaramente c'è tutto un tema che speriamo di affrontare già con la legge di bilancio, di diciamo messa in opera della riforma fiscale che è già stata approvata, e poi chiaramente le altre insomma che abbiamo annunciato, riforma della giustizia. Vorrei che questa fosse la stagione in cui mettere in cantiere tutte le riforme che abbiamo in mente. Presidente, il presidente Cirio sarà il futuro candidato per il Piemonte? Presidente Cirio ha sicuramente lavorato ottimamente, poi chiaramente quando si aprirà il tema delle regionali faremo un ragionamento complessivo, ma insomma sicuramente la mia stima. Che passi avanti si aspetta da Granata, presidente, con il confronto con gli altri 26? Mi aspetto dei passi avanti, ci stiamo lavorando, ci lavoriamo ogni giorno. Ho trovato, come dicevamo, un ottimo clima durante l'incontro dei Med 9 a Malta, ma anche con insomma, gli altri colleghi stiamo dialogando, e credo che sul tema insomma, del lavoro che va fatto per fermare l'immigrazione illegale, lavorare sulla dimensione esterna, ormai insomma, questa sia la lettura che si dà, bisogna solamente essere molto concreti, e questo è un lavoro quotidiano che non smettiamo di fare. Grazie, buon lavoro, arrivederci. No, guardi, non c'è nessuno scontro con la magistratura, lo voglio ribadire anche questa volta. Semplicemente la magistratura è libera di disapplicare una legge del governo, e il governo è libero di dire che non è d'accordo. Perché insomma a me la motivazione con la quale si rimette in libertà un immigrato irregolare già destinatario di un provvedimento di espulsione, dicendo che le sue caratteristiche fisiche sarebbero quelle che i cercatori d'oro in Tunisia considerano buone per i loro interessi, pare francamente una motivazione molto particolare, e quindi dico quello che penso, perché insomma ognuno ha l'autonomia di pensiero sua, ecco, io ho la mia, ma non è uno scontro, è un tema che chiaramente riguarda una sentenza specifica, insomma poi la difesa così insomma, l'interpretazione di un attacco alla magistratura mi fa insomma molto riflettere, perché penso di avere anche io il diritto a dire che non sono d'accordo se viene disapplicata una legge del governo, no? Grazie.